una volontà di proseguire importante sul nostro territorio, ma gli aspetti di dettaglio non sono stati toccati in questa giornata, verranno toccati nella prossima riunione. Si può slegare la parte servizi dalla parte produzione? Si slega completamente all'interno di questo piano la parte di ricerca e sviluppo dalla parte della produzione, anche perché è stato un input dato espressamente dal Ministero rispetto a un tavolo che in maniera inusuale gestisce una regione per conto di altre tre regioni su cui insistono i siti di Marsiglia, la Liguria, la Campania. Il tema della ricerca e sviluppo per noi rimane fondamentale anche rispetto comunque al tema del futuro dell'area potenzialmente dismessa da Lazio. Cari lettori di Trieste Caffè, siamo con Massimiliano Novis, segretario nazionale della FIM CISL. Tavolo regionale Varzila, a che punto siamo? Siamo al punto che abbiamo approfondito il piano industriale per Varsi d'Italia, che dovrà comprendere 810 dipendenti, nel 1051 presenti il 13 luglio 2022 presso il sito di Bagnoli. Abbiamo approfondito, abbiamo ancora qualche dubbio circa la sostenibilità di alcune attività e quindi insieme alla divisione del MIMIT, il Ministero Nazionale e della Regione Friuli, abbiamo aggiornato il tavolo per avere più risposte circa il piano industriale. Grazie. Grazie. Cari lettori di Trieste Caffè, siamo con Marco Relli, segretario provinciale della FIOM. Tavolo regionale Varzila, a che punto siamo? Abbiamo cominciato ad approfondire il piano industriale del service, cioè quello che rimane di Varzila Italia, non solo Trieste, ma anche Genova e Napoli. Abbiamo fatto delle domande puntuali, abbiamo avuto delle risposte oggi dall'azienda. Questo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro, per quanto riguarda gli investimenti a livello tecnologico e il saldo occupazionale. Sarà da capire poi nel futuro quale sarà l'intenzione della multinazionale, perché le multinazionali come gestiscono a livello globale queste situazioni facilmente possono anche spostare le produzioni insomma il manufacturing da qualunque parte, quindi per il momento questi tre anni vengono ipotizzati così, poi chiaramente il futuro si vedrà. Grazie. Cari lettori di Trieste Caffè, siamo con Antonio Rodà, segretario territoriale della UILM. Tavolo regionale Varzila, a che punto siamo? Insomma, oggi abbiamo cominciato ad analizzare quel piano che è stato presentato il 1° di febbraio. Sostanzialmente il piano riprende quegli elementi. Stati alcuni aggiornamenti rispetto ai numeri complessivi. Si sta parlando del piano delle attività che resteranno di Varzila, quindi del service e delle attività di ricerca e sviluppo. Quello che noi abbiamo chiesto, la cosa principale che abbiamo chiesto sul piano, siccome si parla di ricerca e sviluppo, dell'utilizzo di nuovi combustibili, della messa in commercio di nuovi motori, quindi insomma che siano compatibili con le emissioni ambientali verso la cosiddetta decarbonizzazione, che sostenibilità ha questo piano, ovvero ci sono gli elementi di mercato, gli elementi come dire, di acquisizione di ordini di clienti per poter dire che questo è un piano come dire, sostenibile nel tempo e quindi è un piano che ha gambe. E quindi diciamo che oggi, la discussione di oggi non è stata del tutto come dire, non è bastata ad esaurire tutti i dubbi e le perplessità che abbiamo. Per questo motivo, anche diciamo, d'accordo con le istituzioni e anche con il governo che era collegato da remoto, si è deciso comunque di fare un ulteriore momento di approfondimento che sarà calendarizzato in questi giorni. Grazie. Cari lettori di Trieste Caffè, siamo con Sasha Colautti dell'esecutivo provinciale USP. E cosa è emerso dal tavolo Varzila? In sostanza oggi l'azienda conferma un'inconsistenza per quello che riguarda il suo piano industriale. Le slide presentate oggi offrono l'evidenza di quella che sono soltanto dei desiderata da parte dell'azienda, ma c'è conferma ad oggi che il mercato e le prospettive su cui oggi si basano la pianificazione, su cui si basa la pianificazione dell'azienda per garantire gli asset che rimangono in capo alla multinazionale finlandese dopo la dismissione del sito produttivo garantiscano sia l'occupazione ma anche lo sviluppo delle attività.
all'azienda abbiamo chiesto maggiori delucidazioni per quanto riguarda il piano, un piano che lo vedo ci risulta abbastanza consistente. Alle istituzioni, la nostra organizzazione ha chiesto di imbrigliare la discussione in quello che deve essere una sorta di contenuto, un perimetro che salvaguardi la discussione e che deve intervenire affinché si salvaguardi l'occupazione e gli asset che l'azienda intende mantenere sia a Trieste ma anche nelle basi di Trieste, Genova, Taranto e Napoli. Grazie.